stessa pasta bionda, non la bevo, sai, ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi, ma è la tua, per me è speciale, se ti può bastare, sai che se hai voglia di ballare, uno pronto qui ce l'ha. Durante l'anno appena consegnato agli archivi è successo di tutto attorno alle SPAL, Real 1907 e 2013. 12 mesi che si sono aperti nella consapevolezza che Roberto Benasciuti aveva inutilmente e con esagerata superficialità intrapreso un'avventura, seppur armato di buone intenzioni, ben oltre le sue possibilità, con il sogno, rilevatosi irrealizzabile, di regalare nuovamente un pizzico di calcio ai ferraresi dopo la disgraziata gestione Butelli che ancora si trascina per le aule dei tribunali. Una vicenda che non pare trovare né fine né pace, specie per i tanti creditori increduli, insoddisfatti quanto beffati. Dopo un girone di andata in cui con qualche lampo la squadra guidata da Davide Sassarini aveva lasciato spazio anche a qualche illusione di rivedere in tempi brevi i biancoazzurri nel calcio professionistico, la seconda parte della stagione sarà ricordata quasi esclusivamente per la penuria di risorse, le difficoltà nei pagamenti e fatalmente la conseguente crisi di risultati. Il campionato termina il 5 maggio con la sconfitta 4-1 a Castelfranco Emilia e la SPAL che scivola in un anonimo centro classifica, toccando il punto più basso di tutta la sua storia. Ciò che però fa più tenere con il fiato sospeso non è il verdetto del campo, ma il futuro, ricco di incognite e totalmente privo di certezze, anche se improvvisamente era sembrato spuntare un raggio di sole, con il presidente della Mobite, Fabio Bulgarelli, che a fine aprile pareva aver convinto la famiglia Colombarini a trasferirsi con armi e bagagli, ma soprattutto con il titolo sportivo, da Masi San Giacomo al Paolo Mazza. Al tirar delle somme parve trattarsi di una mera illusione, dato che nel frattempo Roberto Benasciuti raggiunge un accordo con Vincent Candelà per la cessione della Real SPAL. Con l'ex nazionale transalpino c'è l'intesa, ma le firme tardano ad arrivare. Tra conferme e smentite la trattativa si trascina ma non si concretizza e quando mancano un paio di giorni all'ultimo termine utile per perfezionare l'iscrizione spunta Andrea Cani, imprenditore milanese che rappresenta la Win for Win, che si dice deciso a spazzar via l'ex campione del mondo, sempre titubante a formalizzare l'acquisto del pacchetto di maggioranza della società biancoazzurra. Anche in questo caso l'affare pare fatto, con tanto di incontro davanti al notaio per la firma del preliminare. Non c'è però totale chiarezza. Quindi sta andando su tutto secondo i programmi, si tratta realmente ormai di aspettare l'iscrizione in Lega. Il primo a dubitare, perplesso e diffidente, è il sindaco Tiziano Tagliani, che decide di scendere in campo con impeto e determinazione che vanno ben oltre le sue consuetudini. Ricordando i segnali lanciati un paio di mesi prima da Bulgarelli, precetta l'ex presidente della Mobite, i Colombarini e Mattioli. Il tempo stringe, restano poche ore, lo spazio di una notte in cui i protagonisti del golpe a fin di bene non dormono, in tutti i sensi. Il gruppo capitanato da Primo Cittadino, cosciente del patrimonio costituito dalla SPAL, decide di gettarsi a capofitto nell'operazione salvataggio e rilancio. Parte la proposta Benasciuti e dopo qualche schermaglia che fa temere anche il naufragio del tentativo istituzionale, arrivano le sospirate firme. L'ufficialità alle 16.39 del 12 luglio. L'annuncio arriva direttamente dalla voce del Primo Cittadino. La SPAL torna in mani solide e rientra nel calcio professionistico. Abbiamo dovuto mettere intorno al tavolo tutti e non c'eravamo tutti, quindi abbiamo aspettato che ci fossero tutti, da Ranzani a Mazzoni, da Benasciuti a Bulgarelli, da Colombarini a Mattioli, e le volontà sono state confermate, sono state tradotte in impegni, diciamo così, per quanto possa diciamo così, sapere o verificare io, assolutamente irrevocabili, e quindi oggi siamo nelle condizioni di consentire per lunedì alla Lega di assumere le decisioni che sono quelle che ci aspettiamo, cioè di autorizzare nel giro di qualche giorno il cambio del nome della Giacomense e quindi di inserire la Giacomense, che tale non si chiamerà più, a quale squadra professionistica che gioca nello stadio Paolo Mazza. Alle parole del sindaco seguono quelle di Francesco Colombarini, che così si esprime pochi minuti dopo essersi assunto la grande responsabilità e l'altrettanto pesante onere di guidare la società biancoazzurra. Sappiamo quanto sarà importante per lo sport ferrarese l'apporto della vostra famiglia. Spero di sì, anche se devo comunicare che purtroppo è stato un parto troppo difficile, molto lungo, e speriamo che dia dei buoni frutti lo stesso. Ecco, il neonato, la neonata polisportivo, neonata,
squadra sportiva dovrebbe avere sicuramente un po' di successo, ecco, avvalendosi delle nostre esperienze che sono sicuramente un po' valide, almeno hanno dimostrato sul campo, ecco. Ma non ho altre cose da dire. Ma sinceramente, quando voi avete come famiglia intrapreso l'avventura giacomense, avevate questo sogno nel cassetto di arrivare alla SPAL, di arrivare al Mazza? No, assolutamente, non era il nostro sogno. È che piano piano lo sport ti prende la mano e ti porta con sé anche dove non vuoi arrivare, ecco. Abbiamo avuto un grosso presidente, e abbiamo tuttora, che ha trascinato la squadra in avanti molto bene, con molta franchezza, con molta onestà e lungimiranza, direi. Ecco, questo sì. Sono già arrivati. Speriamo che di questo ne possa soffrire anche la SPAL. Sono già giunti attestati di stima nei confronti del vostro operato e soprattutto vi dovrebbe indurre ad essere ottimisti e anche felici, se non entusiasti, di come si è comportato il Comune di Ferrara. Ha visto in voi la soluzione a questo problema? Beh, questo lo sapevamo da tempo. Sicuramente eravamo in sintonia con il sindaco Tagliani già da diversi mesi. Ecco. Poi dopo le cose si sono avvicendate in modo diverso perché sono subentrate delle offerte di tipo diverso e quindi noi ci siamo tirati un po' in disparte, ecco. Siamo stati richiamati all'ultimo, purtroppo con 2 giorni solo di anticipo, vabbè, ma l'importante è che ce la facciamo, ecco. Sapete che vi assumete una bella responsabilità. Lo sappiamo. L'avventura parte con il beneplacito di tutta la Ferrara Sportiva e non, come confermato, dal migliaio di tifosi arrivati al Mazza lunedì 22 luglio, giorno della presentazione della squadra, accolta con applausi ed entusiasmo. È giunto il momento di presentare quelli che dovranno essere i protagonisti qui sul manto erboso del Paolo Mazza, che avete visto è tornato a splendere, quindi ci sono già buone premesse. Andiamo per ruoli, iniziamo con i portieri, cioè coloro i quali dovranno far sì che i palloni ne entrino pochi in queste porte. In rigoroso ordine alfabetico, lui ha giocato a Lumezzane quest'anno, ma soprattutto è di scuola Chievo, quindi sarà una garanzia Jacopo Coletta. Jacopo Coletta, uno dei portieri a disposizione di Leonardo Rossi. Con lui un ragazzo che è rimasto alla corte di Walter Mattioli. Spero di non sbagliare il nome, se mi sbaglio correggimi, Tupac De Marco. È giovanissimo, ha appena 17 anni, la scuola è quella appunto della società di Walter Mattioli. Lui sa come si vince, perché il campionato quest'anno in eccellenza lo ha vinto con la Lupa Piacenza, Manuel Govoni. Questi numeri, i tre portieri della SPAL. Veniamo alla difesa, tanti giovani quest'anno, quindi vedrete che non mancherà grinta e determinazione. Altro giovane anche lui, mi auguro ci sia, anche lui appena 21enne, vecchia conoscenza, Federico Cenerini. Lui dice i gelati li voglio mangiare, però non li voglio pagare. Ha già discreta esperienza, nonostante sia giovanissimo, sarà uno dei corazzieri, perché sapete ci vogliono anche chili e centimetri. È giovanissimo pure lui, perché ha appena 22 anni, ma non gli manca grinta e cattiveria, quella sana cattiveria agonistica indispensabile, Nicola Falcer. Lui ha un piedino, quello mancino, ce ne sono pochi in Italia che hanno quel piedino lì, corre su quella fascia, deve stare un po' più attento, mi dice Leonardo Rossi, lo farà lavorare tanto quando arrivano gli avversari, ma di pallone in mezzo ne metterà, vedo qualcuno qui che sorride già, Simone Fantoni. Guardate che ciuffo che ha, vedete quando farà quelle scorribande sulla faccia, quel ciuffo come volerà, ma dovranno volare avversari su un fronte e palloni sull'altra. Altro giovane, questo appena 20 anni, anzi ne ha 19 perché gli anni li compie in novembre, altro difensore che comunque ha già maturato una discreta esperienza, Andrea Paloni. Sì, da una parte c'è Fantoni, dall'altra c'è un altro ragazzo che spingerà parecchio. Lo ha già dimostrato quest'anno quando ha vestito la maglia del Bellaria, quindi tutti i ragazzi che la categoria la conoscono bene. Nicolò Valerio Rossetti arriva dal Casale, quindi anche lui ha tanta esperienza. È il più alto, uno dei più alti del gruppo, sfiora il 1,95 m. Tommaso Silvestri, mi raccomando, ai numeri 9 non fatela mai vedere, eh? E passiamo ai centrocampisti.
quest'anno reduce da un campionato di Serie D contro comunque una delle migliori squadre della categoria, giovanissimo anche lui, appena 19 anni, arriva dalla San Paolo a Padova. Lo ha voluto a tutti i costi il direttore, perché sapete, il direttore li va a vedere questi ragazzi, si fida, ma fino ad un certo punto. Alberto Banzato, gli dobbiamo dare le mani del centrocampo, forza, non pensare all'anno scorso, pensa al futuro, perché le qualità, la personalità le hai, devi prendere per mano questi ragazzi. Stefano Cappelluppo, mi hanno detto gli amici o nemici, chiamiamoli come li vogliamo, di Reggio Emilia, che li ha fatti impazzire su quella fascia, gliene ha combinate di tutti i colori. Noi vogliamo che ne combini di tutti i colori alle 17 avversarie della SPAL, quindi per 34 partite, e poi butti quei palloni al mezzo per i nostri bomber. Arriva dal Cuneo, quindi dalla prima divisione, Davide Di Quinzio, altra vecchia conoscenza, uno di quei centrocampisti che macinano, non si fermano mai, anche lui una vecchia conoscenza, quindi ha meritato la conferma. Andrea Landi, altro giovane, sempre confermato, anche lui un ottimo centrocampista, vedrete che anche lui sulla fascia di problemi ne creerà agli avversari, perché il passo ce l'ha, la spinta anche, non gli manca il fiato e la cattiveria. Manuel Lazzari, Vagnati lo ha soffiato la primavera del Bologna, dicono che possa diventare veramente un leader, possa diventare un regista, al che nonostante abbia appena 19 anni, Vagnati ha detto io ci credo in questo ragazzo. Matteo Montorsi, altra conferma in casa giacomense, anche lui ormai è una vecchia conoscenza della squadra da cui perviene, confermatissimo ovviamente per la SPAL, altro centrocampista, Jürgen Bandiani, altro giovane, appena 19enne, il suo biglietto da visita lo ha firmato un nostro amico che si chiama Andrea Pierobon, perché arriva dal Cittadella, dove Andrea ha rinnovato il contratto nonostante i suoi 43 anni, dalla società veneta arriva Tommaso Piaggio, un altro giovanissimo in cui comunque la SPAL crede, ed è Thomas Tomanin. L'anno scorso ci ha fatto arrabbiare, perché quando partiva non lo fermavamo mai, rapido, veloce, alla fine non capiamo, anzi forse lo sappiamo, come mai la sua squadra non ha vinto il campionato. Arriva dalla Massese e ci farà divertire Diego Vita. E veniamo al gruppo di attaccanti, iniziando con un giocatore che da anni è alla corte di Walter Mattioli, Lorenzo Dal Rio, lo vedete? Non è 1,90 m. Dal Gavorrano, mezza punta, però pensate, l'anno scorso ha segnato 7 gol, Fabrizio Losicco, questo è uno di quelli che l'uomo lo salta, 33, perché questi due signori l'anno scorso di palloni ne hanno messi dentro la bellezza proprio di 33, 11 gol per Giuseppe Cozzolino. E Giuseppe oltretutto l'anno scorso ha vinto il campionato proprio con la Pro Patria, quindi Mattioli, Bagnati, Colombarini hanno detto noi vogliamo della gente che sa vincere, perché qui al Massa bisogna solo una parola, vincere. E quindi, per dire, abbiamo un signore che ne ha messi a segno 22, qui dobbiamo andare tranquillamente oltre quota 30, 22 più 11, 33, i 22 sono stati realizzati da Massimiliano Barricchio. Massimiliano, vieni, vieni, io ti cedo il microfono, tu che hai giocato altissimi livelli, hai giocato in Serie A, in Serie B, di gol ne hai sempre segnati, vieni al Massa, pomeriggio d'estate, siamo ormai in agosto, 30 e passa gradi, circa 400-500 persone, che cosa te ne pare? Ma innanzitutto saluto tutti da parte mia, da parte di tutti i ragazzi, per noi, noi siamo orgogliosissimi di vestire questa maglia e di giocare una piazza importante come la vostra, e promettiamo massimo impegno, daremo tutto sul campo per volare tutti insieme nella categoria superiore. Grazie di tutto. Max, rimani ancora qui un istante, perché mi è piaciuta questa tua affermazione. Siete coscienti della responsabilità di cui vi fate carico. Hai detto giustamente, siamo qui
per riportare la SPAL in Lega Pro Unica, quindi centrare una posizione dalla prima all'ottava. Lo sapete benissimo. Sì, sì, beh, questo è l'obiettivo della società, nostro, di tutta la piazza, e quindi daremo tutto per raggiungere questo obiettivo. Quindi siamo convinti che avremo vicino a noi tutte queste persone che ci sosterranno, poi ce ne saranno sicuramente ancora di più, e quindi per noi è un onore e daremo tutto per raggiungere gli obiettivi. Grazie. Il capitano, il bomber della SPAL, Massimiliano Barricchio.